nel siamo, tuo, ecco. Esatto. No, io per i droni per la pesca, cioè non. Preparazione. Cioè non gli so praticamente dare aiuto, cioè sinceramente. Posti stupidi. Quello che penso è sinceramente io non spenderei mai dei soldi, cioè soprattutto così tanti soldi per è legale in Italia utilizzando il drone per la pesca. Vabbè, tra l'altro perché non si può né sganciare. Per la caccia, pesca, ne... tutto. Esatto. Mancherebbe ancora. È legale sganciare così dal drone. Però appunto, c'è una pesca ragazzi. Patentata che si riceve la patente di fesso. Quando la trovi buona, che bella bagnata quando la metti dentro. Quella è un'altra pesca. E questo, raga. Mi ricordo che da quando eravamo più piccoli l'impegno che hai sempre messo per le tue passioni. E infatti Santi, perché è così, quando ti ci vuoi impegnare non puoi farne a meno. Prendo un attimino il telecomando ragazzi, perché ho tutto nella sacca del cavolo. No, tipo, okay. Io avrei l'ansia. Io avrei l'ansia. Autocostruito, l'acqua. Tra l'altro non sto volando in FCC, quindi diamo anche il buon esempio. Vediamo ovviamente sotto i 200 metri, quindi in VLOS davanti ai miei due collaboratori. Siamo in quattro, abbiamo quattro, tre osservatori. Uno, io e mia moglie in un punto su lì. Abbiamo un altro punto lì, con ciò abbiamo tre osservatori. Che non si dica che non abbiamo gli osservatori, che non si dica che perché qualcuno l'ha già detto nel mio canale, con mia moglie da parte a me. Grazie mille, grazie tanti. No, perché io adesso l'unica cosa che mi manca sono i microfoni praticamente della DJI, no? Allora, vediamo un attimino come va la... Mi mancano quelli. Ah sì, per il live a te più che altro. Sì, perché ovviamente basta che mi allontano mi sentono Mi sentono meno, è quello. Sì. Boh, al massimo c'ho qua la Insta360 con tutto il vocale. Ti sto filmando con la 360 ISPRO. Cavolo. Sì, no, infatti... Devo cercare anche di vedere questa cosa qua. Quelli della DJI ne parlano bene, almeno Mattia ne ha parlato bene. Allora io mi metto qua a fianco. Ho sentito anche io della Insta. Però... Ma questa è buona, GoPro mai più. In effetti mi trovo male con la GoPro. Anch'io, la Insta 360 però i pipe pesano di più. Dopo ti spiego tutto quando ci sediamo. Sia per il peso, ma no, anche per la qualità, stabilizzazione. 4K60 pesano il doppio che quelli della GoPro in 4K60 quando li scarichi. Esatto. Doppio di tempo. Mettiti là. Da qua, ok. Così almeno ti sentono loro parlare. Allora, ok, dai. Ci siamo. Siamo attenzione, cioè facciamo attenzione, facciamo ovviamente dei controlli prima di partire. Quindi vediamo se parte, ovviamente. Sarà qualcosa di acceso. Fantastico. Niente panico, non mollare mai nella vita. Facciamo un primo check, quindi controlliamo un attimino che i motori si accendono e si spengono, perché questa è la prima cosa da fare. Dopodiché vediamo se è tutto a posto, guardiamo un attimo i valori. Diciamo un attimino di stare attenti, quindi se vi va davanti mettete la mano. Chiaro, è normale. Ok, ci siamo, io mi allontano un altro po' perché... Allora, mi allontano e dopo mi riavvicino. Tutti allontanati. Partenza. Eccolo, silenziosissimo. Esatto. Silenziosissimo, appena detto. Silenziosissimo. Questo ovviamente, vabbè, non è per divertimento. Paura. 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 Io mi avvicino al cavalletto, non so, sì. Mi dite voi. Avvicinati, vieni avanti. Vieni avanti, ancora minimo 3 metri. Ah ok, ancora c'ho voglia allora. Ancora 2 metri, buoni. 2 metri e mezzo avanti. È qui... difficile camminare, ecco, anche guidare. Okay. Ecco, è difficile. Ecco, ok, adesso è 1,5 metri dal cavalletto circa. Ok. Ok, ti segue e ti porta Manuel. Vieni un po' più a sinistra. Ok ragazzi, sembra come se sono okay, in macchina. Ok, sei a... ecco. Sinistra. Ok. Perfetto. Ok, ci sono preciso? Ti sentono, perfetto. Sì. Perfetto. Benissimo. Ragazzi, ovviamente massimo il controllo. Ah, ok, adesso mi vedo. Massimo il controllo sulla situazione perché è molto, molto critica. Nel senso che bisogna stare molto attenti con una cosa del genere. Quindi non imitare la casa. Solo per farvi vedere un attimino come si sentono i motori, ovviamente, di un 5 pollici.
Mamma mia, se urla! Da 1400 a 150 C di scarico. Bella, bella, bella. Facciamo un attimino un po' di riscaldamento per capire. Riscaldamento? Poi. Bello! Mamma in mezzo agli uccelli. Ce ne erano due. Sì, ho visto. Se si ingrandisce la Ace magari si vede. Non so ragazzi come si sente, come sono i commenti, ma immagino che si sente. Non parliamo che facciamo parlare te. È troppo bello sentirlo girare. Fa impressione come gira. Ovviamente. Somiglia a un missile, un jet che arriva. Mi sento, cioè proprio vorrei girarmi, giuro. Vorrei girarmi ma mi sento proprio. Vediamo, proviamo un clip. Wow, bello, riprendilo. Quindi, bello. A pelo nella gola. Oh! Bello. Ragazzi, ve lo giuro, guarda, mi viene di girarmi la testa in una maniera allucinante. Beh, ti credo, quello che hai appena fatto. Veramente mi sento in una situazione veramente, cioè, paura veramente. E tra l'altro ragazzi abbiamo la possibilità di montare la GoPro, quindi ho una Insta 360 Expo che tiene ancora meglio, in 8K magari. Che cavolo, bellissimo. Ci ho gli attacchi, ho qua tutto. Il problema più che altro che mi preoccupa se cade il drone con tutta la GoPro. Ma lì lo facciamo nel parco. Nel parco, Manuel. Sì, nel parco. Tanto dopo andiamo nel parco. Sì, nel parco magari la proviamo con tutta. Lì è zona verde, zona libera. Anche perché tutto. Tra un po' arriveranno i vigili. Sì. Sì, meglio che atterri perché. Vediamo se riesco ad atterrare in modo pulito. Come silenzioso per adesso? Avanti c'è il praticello, il pezzettino di prato, se preferisci. Qua. Perfetto, 151 direi. Di velocità massima ragazzi. Fuffo, ma cioè sono tutto proprio non sudato di più. Questo è colpa ragazzi della proprio della mascherina che è allucinante. Però è più forse colpa del drone che altro. L'adrenalina fa sudare. Com'è ragazzi, vi è piaciuto? Cosa ne bello, pensate? Bello. Here's a song called Is It Wrong? 1, 2, 3, 4. Is it wrong that I should miss you? Is it wrong that you should come to mind? Is it wrong that I should love you? Love you till the end of time. I remember the evening you first said that you loved me. You spent that evening making sweet love to me. I walked you to your room, left you there before the sunrise. When I woke, I found you here again with me. That's what you are to me. Life is mostly memories of how things used to be. You took all your memories and put them all together. How would they compare with those I have of you? Everybody needs a friend. Now you've
your husband. So why should I pretend?